Quando riceviamo una mail o un messaggino che non vogliamo dimenticare, diciamo al telefonino di segnalarlo come non letto, un modo perché rimanga in evidenza. Adesso c'è un libro che ci invita a fare la stessa cosa con i romanzi, con i grandi classici, come non letto, per metterli in evidenza, magari perché davvero non li abbiamo letti o perché magari li abbiamo letti, ma è giusto rileggerli o ricordarli o riscoprirci dentro cose che non avevamo notato. A darci quest'idea è Alessandro Zaccuri, grazie per esserci venuto a trovare Grazie a oggi. voi, grazie. È giornalista della redazione culturale di Avvenire, conduttore per qualche anno di TV Talk su TV 2000, tu stesso autore di romanzi, Il signor figlio, con un Giacomo Leopardi quasi vero, e poi il più recente, Lo spregio, una storia di mafia per certi versi, ma forse più che altro una storia di dannazione, di Sì, di redenzione, padri e figli, di padri e diciamo. figli e di angeli, Sì. diciamo così. Come non letto? Raccontiamo intanto come nasce questo libro, nasce non dalla parola scritta, ma dalla parola parlata, da Sì, incontri con le da persone. incontro un po' come questo, diciamo, nel senso che come non ho letto, prima di essere un libro pubblicato appunto da Ponte alle Grazie, è stato ed è ancora un progetto che ci siamo un po' inventati a Milano in una piccola parrocchia di periferia, la mia, beh, non troppo piccola in realtà, abbastanza popolosa, però in periferia, quindi in una zona della città dove ci sono molti bisogni, dove la chiesa è molto presente appunto in una dimensione di prossimità attraverso la Caritas, il centro d'ascolto, dove c'è bisogno semplicemente di raccogliere cose molto concrete, insomma, cibo da distribuire, beni di prima necessità. Ci sono tanti modi per farlo, ci sono le donazioni, ci sono le pesche di beneficenza, degli amici mi hanno detto proviamo a fare delle serate culturali. Le serate culturali erano queste appunto, cioè era l'idea che ci fosse uno che raccontava qualcosa di Don Chisciotte, di Moby Dick, di Robinson Crusoe e le persone non è che fossero obbligate, non è che siano obbligate, però sono invitate, diciamo, a portare qualcosa di cui c'è bisogno quella Non sera. si paga il biglietto, ma si porta un pacco di pasta o Esattamente. di pannolini per Si bambini. condivide, c'era un desiderio mio di condividere la mia grande passione per la lettura, per questi libri in particolare, e il desiderio, come dire, di conteggiare un pochino gli altri, uno stile di condivisione, di comunità, ecco, diciamo, i lettori fanno già un po' una comunità per conto loro. Poi c'è questa comunità strana di quelli che i libri magari li vorrebbero leggere, appunto i come non letto, ma non li hanno ancora letti, sono in soggezione perché sono libri grossi, perché sono libri difficili, perché sono libri chissà se lo capisco. Allora io faccio queste conversazioni di un tre quarti d'ora in cui cerco di far vedere perché un libro, per esempio, come Don Chisciotte può essere vicino a noi. Tutti noi frequentiamo la dimensione del sogno. Bene, Don Chisciotte è un grande sognatore. Proviamo a capire che cosa ci può dire oggi del sogno questo libro. Magari andando a conoscere Don Chisciotte come è stato scritto e non magari il Don Chisciotte che ormai è Certo. nell'immaginario popolare ma anche un po' Certo. distorto. Sì, perché come non letto vuol dire tante cose, vuol dire appunto qualcosa che non ho ancora letto, qualcosa di cui mi hanno parlato così tanto che come se l'avessi già letto in realtà, qualcosa come nel caso di Don Chisciotte, ma non solo lui, che è stato talmente raccontato dal cinema, dalle parodie, dai fumetti, che uno pensa, vabbè, Don Chisciotte è quello dei mulini a vento, è quello dei mulini a vento, ma è anche quello di tante altre cose. Io ho scelto dei libri proprio che fossero tanto, tanto famosi, insomma, che un po' tutti avessero sentito nominare almeno una volta, anche perché appunto bisognava stanare le persone fuori di casa, invitarle a venire da noi. Questa cosa ha funzionato nella mia parrocchia, sta funzionando anche in altre realtà che stiamo visitando in questi anni, sono 2 anni. Abbondanti ormai che c'è questa iniziativa. Una cosa interessante è che dalla periferia ci siamo spostati verso il centro.
Quindi piano piano questa iniziativa conquista spazi, diciamo sai, così. Mentre in periferia i poveri, diciamo così, i bisogni, diciamo meglio, si vedono di più, e in centro sono più nascosti, quindi un lavoro così a volte è anche quasi più interessante, anche un po' provocatorio. Fra l'altro, il libro che nasce, diciamo, in questa forma comunitaria, appunto di condivisione, il libro stesso poi avrà anche una finalità. Sì. Di questo sì, sì, sì. I diritti d'autore sono destinati a un'associazione di Milano, si chiama Nocetum, è una realtà non troppo piccola da trovarsi magari in difficoltà a gestire un eventuale contributo, non troppo, diciamo, conosciuta, insomma, una realtà che secondo me merita di essere conosciuta, anche perché ha una caratteristica, è una delle tante realtà che vanno incontro in questo momento, in particolare ai bisogni delle donne. I lettori in Italia e altrove sono più che altro lettrici, donne, esatto. E però le donne sono anche quelle che tante volte pagano di più il costo delle difficoltà, delle crisi, di tutto, insomma, se c'è un bisogno, le prime ad accorgersene in casa sono le donne. Quindi mi è piaciuta particolarmente questa combinazione. E spesso aiutare le donne poi è un modo anche per aiutare gli altri. Tutta la società, esatto. Andiamo sui romanzi. Il sì. Don Chisciotte, quindi capostipite, diciamo così, del romanzo moderno, certo. Poi però andiamo molto sull'Ottocento, sì, il secolo del romanzo, sì. Quindi ci concentriamo, questo libro si concentra molto su questa su questo periodo qui, certo. Con i grandi titoli appunto che conosciamo, Oliver Twist, Dostoevsky, Tolstoi. Com'è stata questa scelta, questa selezione? È stata difficile? C'è qualcosa, certo, magari, o qualche titolo, qualche autore che ti è dispiaciuto, sì, sì, lasciar fuori? No, è stata abbastanza difficile, perché poi quando abbiamo deciso di fare il libro abbiamo detto, beh, facciamone una decina, non di più, perché sennò poi diventa un'altra cosa, insomma, io non ho l'ambizione di scrivere la storia del romanzo, ce ne sono di molto belle, di molto importanti. Con una piccola sforatura finale sul Novecento. Sì, diciamo. Sì, e quella è legata proprio all'idea, c'è cioè un più uno, cioè un romanzo del Novecento che ti dà l'idea di tutti quelli che abbiamo lasciato fuori, in realtà. Io ho scelto i titoli più famosi, anche all'interno degli autori ho scelto il titolo che mi sembrasse di maggior richiamo. Io, per esempio, di Charles Dickens amo molto un romanzo che in Italia è conosciuto, ma non come Oliver Twist che ho scelto. Il romanzo che io amo di più è Grandi Speranze, però mi sono reso conto che Oliver Twist era quello di cui avevo bisogno per fare richiamo. Sono i romanzi che almeno una volta tutti hanno sentito nominare, anche, certo, per farci un gioco di parole, L'Idiota di Dostoevsky, Guerra e Pace, Il Conte di Montecristo. Io dichiaro sempre di che cosa parleremo la sera, poi ogni tanto dico questa sera incontro a sorpresa, mi accerto che siano chiuse le porte e bloccate le vie di fuga e dico questa sera parliamo dei Promessi Sposi, perché c'è sempre un po' di soggezione, di cattivi ricordi, magari devo dire che escono contenti anche dei Promessi Sposi. Anche questa era una domanda, cioè ci sono, a parte il Don Chisciotte, appunto poi ci sono inglesi, francesi, russi, un irlandese che è lo Stoker di Dracula, un solo italiano che è Manzoni, forse anche perché, lo dice anche nel libro, l'Ottocento per l'Italia è più il secolo del melodramma, di Verdi, certi di Puccini, sì, che non del romanzo, però Manzoni, insomma, con questi grandi se la gioca bene, possiamo dire così, anche se purtroppo forse la scuola ce ne ha tolto un po' il gusto. Ma la scuola può averlo tolto o può averlo anche dato, perché io comunque incontro tante persone che hanno ottimi ricordi di come i loro insegnanti li hanno anzi appassionati alla lettura dei Promessi Sposi, che se è un libro che si prova a leggere come leggiamo per esempio I Miserabili, quindi senza le note, senza pensare, senza che dobbiamo vivisezionarlo, esatto, così senza dire, che dobbiamo rispondere a qualcuno, eccetera, veramente è un romanzo molto coinvolgente. Quello che dicevi tu è vero, noi abbiamo avuto due grandi romanzieri nell'Ottocento, uno è Alessandro Manzoni e l'altro è Giuseppe Verdi, e tra l'altro a Milano abitavano anche abbastanza vicini. Quindi la cultura popolare, diciamo, di quel tempo popolare, in Italia. Certo, l'Ottocento è il secolo del romanzo perché è il momento in cui il romanzo è il genere popolare, è il genere come potrebbe essere oggi il cinema o le serie televisive. Molti di questi libri sono usciti in appendice, sono puntate, quindi... Sì, come le serie televisive, esattamente, che in effetti poi tra l'altro riprendono anche molto dei trucchi, il finale della puntata sospeso, come il capitolo sospeso per sempre. Anche con aspetti che magari oggi vediamo come un limite, il Conte di Montecristo, se pensiamo, anche da questo punto di vista, insomma, qualche leggerezza narrativa, no? Ah, beh, sì, certo.
Conte di Montecristo, Dumas, senz'altro non è il più raffinato di questi scrittori, però ha una potenza travolgente, insomma, quando tu inizi a stare al gioco di Dumas e accetti tutti i colpi di scena, accetti tutto, poi lì non ti riesci veramente a staccare. È un libro lungo, ma quando si arriva in fondo non ci si rende conto. Sì, ma come non letto sono così anche perché sono lunghi, insomma, sono grossi, sono impegnativi, però devo dire che diverse persone o sono arrivate all'incontro con magari già il libro sotto braccio, dicendo ma stavo provando a leggerlo, adesso magari ci riprovo, ecco, oppure l'avevano letto, oppure ha detto ma io questo non l'avevo mai preso in considerazione, gli do una possibilità, poi non lo so però se l'hanno letto. Non sono molti per esempio quelli che decidono di partire in vacanza a 15 anni con Moby Dick. Sì, vabbè, insomma sono delle debolezze, che io appunto, Moby Dick è stato un po' il primo libro grande classico con quale da ragazzino. Però sono anche sfide che poi se uno ce la fa danno soddisfazione. È cattivo perché mi ha dato l'idea che anche se non capisci tutto di un libro, però ti accorgi che hai davanti qualcosa di grande, ecco, e quindi ci puoi tornare, può crescere con te, per me quella è stata una grande esperienza. Ecco, questo tentativo di questo libro e anche degli incontri che faccio non è tanto io di insegnare qualcosa perché non ho questa pretesa, però di comunicare, diciamo, l'entusiasmo, la passione, la curiosità, ecco, per questi libri, sapendo che quando li abbiamo letti insieme abbiamo un elemento in più che ci unisce. Creano una comunità. Comunità. E diversi di questi libri hanno anche c'è sotteso, diciamo, un senso religioso, ovviamente sì, certo. Manzoni, ovviamente Dostoevsky, però insomma anche altri in qualche modo, ogni autore chiaramente lo declina a suo modo. Non è facile in letteratura, per certi versi, parlare di Dio, parlare del trascendente, però forse è anche difficile evitarlo. Ma nell'Ottocento senz'altro era, ma anche prima, insomma, anche per esempio Robinson Crusoe, è un libro molto religioso, anche se uno di per lì non se ne rende conto. Robinson Crusoe si converte sull'isola deserta, capisce che aveva combinato un sacco di guai fino a quel momento e si mette a leggere la Bibbia, diventa molto religioso. È vero che per tutto l'Ottocento il cristianesimo, il ruolo stesso della Chiesa è molto forte nella società. Un autore come Victor Hugo, per esempio, è un autore che si impossessa del cristianesimo, lo racconta a modo suo, però non può farne a meno. Senz'altro è il momento in cui, come diceva un grande critico, Northrop Frye, la Bibbia è il grande codice dell'Occidente, quindi per capirsi tra di loro le persone... Per non parlare dei russi, di tutto. Certo, ricorrono a questo. È una cosa che c'è dentro questi libri, c'è anche dentro tantissimi Moby Dick, ma c'è dentro paradossalmente anche in questo Dracula, che è un romanzo, come si dice, dell'orrore, dove però c'è tutto un interrogativo, un interrogarsi su che cos'è il male, che cosa ci sta a fare il male. Ecco, a proposito del male, c'è una cosa che mi ha colpito e mi ha incuriosito, partendo proprio da Dracula, il discorso del male e del bene, sì, che diciamo lottano, ma che sono, si somigliano anche per certi versi. Forse è un tema anche di alcuni tuoi scritti, appunto penso allo Spregio, forse sì, ci sta questa cosa. La ritroviamo anche in Harry Potter e Voldemort, per così dire. Ecco, mi ha fatto pensare che forse anche certe cose che leggiamo un po' alla leggera, forse... Tutti questi libri sono stati libri molto popolari, quindi quando c'è un grande fenomeno popolare come può essere stato Harry Potter o altri, bisogna comunque guardarli. Io personalmente credo che Harry Potter poi sia un gradino sopra, anche come scrittura, anche come capacità di racconto. Quello che è molto bello, che è molto particolare di Dracula, che è una cosa che appunto di solito passa un po' inosservata perché si conoscono i film, i mantelli, i canini, queste cose qua, è che in Dracula comunque c'è un'indicazione addirittura morale, di non tanto su che cos'è il male, ma su come noi possiamo fronteggiare il male. Ed è l'idea che il vampiro, che è questo personaggio onnipotente, malvagio e tutto, non può nulla finché qualcuno non lo fa entrare in casa, cioè finché noi non apriamo la porta della casa, del cuore, della nostra vita al male, il male non può farci nulla. Io purtroppo non ho fatto in tempo a metterla, non ho avuto la prontezza di metterla nel libro, però è l'idea dei giusti questa, no? I giusti di Israele, così proprio nelle testimonianze dei giusti molti dicono il mondo stava cadendo a pezzi, io non capivo che cosa succedeva, capivo però una cosa, che quel male non poteva varcare
superare la soglia di casa mia. Ecco, credo che questa idea un po' di difendere soglia per soglia, no? Noi stessi, le persone che sono care dall'invadenza del male, sia comunque una grande lezione. Ecco. Prima di chiudere, ultima domanda. C'è magari in vista di una prossima edizione qualche libro invece, qualche romanzo sì, più recente o contemporaneo che potrebbe essere un come non letto? Ah, ce ne sono tanti. Io credo di avere chiuso qui, nel senso che a me piacerebbe semmai che, se altre persone hanno voglia, facessero un come non letto della poesia, del teatro, della cucina, dell'uncinetto. Cioè, se uno ha una passione, una competenza, la metta a servizio degli altri con questo gioco qua. Io ho voluto mettere un libro che non è conosciutissimo, anche se il titolo magari qualcuno l'ha sentito, La vita e istruzioni per l'uso di Georges Perec, perché è un romanzo abbastanza recente, un romanzo della fine degli anni 70, che secondo me ti dà l'idea di quello che è successo nel romanzo dall'Ottocento in poi. I romanzi sono diventati un oggetto un pochino più complicato. Sono stati smontati, rimontati. Questo scrittore, Georges Perec, lo smonta bene, ma lo rimonta benissimo più che altro. Quindi, diciamo, è un po' il rappresentante di tutti quelli che sono rimasti fuori. Grazie Alessandro Zaccuri, come non letto, Ponte alle Grazie. Thank you.